Cari lettori e cari lettrici di Ruminanzia, oggi siamo qui in uno dei nostri webinar che abbiamo fatto molto in questo periodo, in una situazione un po' particolare. Siamo qui con Ornella Piluso, con Silvio Vella, con Monica Scarteschia, che rappresentano l'associazione culturale e movimento di pensiero Arte da Mangiare, Mangiare Arte. E quindi credo che già chi di voi ci vedrà e ci sta vedendo, si domanderà cosa c'entra Ruminanzia, una rivista super tecnica, super specializzata del settore dei ruminanti, con un'associazione culturale di questo tipo, diciamo, un'associazione di designer, no? Non so se Ornella io dico correttamente queste cose. Ma adesso vi spiego che c'entra anche molto, è una cosa che ci ha molto incuriosito, infatti noi siamo media partner di questa iniziativa. Perché questa associazione culturale sostanzialmente ha indetto un concorso, quindi ha messo un bando a tutti gli effetti, per il miglioramento del benessere degli animali d'allevamento, arredo per vacche e amici. Quindi una cosa molto strana, molto stuzzicante e molto interessante da comprendere. Perché la prima cosa che a me ha incuriosito è cosa c'entrano i designer con il benessere degli animali. Poi chiederò spiegazioni. Comunque, il partner di questo progetto è il Dipartimento di Veterinaria dell'Ateneo di Teramo, fa parte istituzionale, e poi l'altro partner importante è la Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, che è, diciamo, anche loro, quindi la Fiera di Cremona che noi chiamiamo in gergo, si è incuriosita a questa attività e la sta appoggiando. Questi sono i partner. Poi c'è un patrocinio comunque della Coldiretti della Lombardia, c'è la associazione del designer industriale, c'è addirittura il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e poi c'è la Federazione Italiana dei Dottori in Scienze della Produzione Animale, quindi ci sono le scienze animali sostanzialmente, l'animal science. Allora, a questo punto, dopo questa brevissima introduzione, iniziamo con tre domande per comprendere e approfondire questa cosa. Allora, ma che cos'è questa associazione culturale? Cosa c'entra il designer con gli animali? Allora, diciamo che l'associazione culturale nasce appunto a Milano presso la Società Umanitaria ben 25 anni fa. Quest'anno facciamo il 25esimo e siamo un gruppo di artisti, di design, di architetti, eccetera, che si occupano di cultura in generale, ma nello specifico soprattutto ciò che ci sta attorno. Attorno al mondo del cibo, il cibo e tutto ciò che sta attorno. Quindi in questi 25 anni noi abbiamo fatto una serie incredibile di eventi, sia a Milano, fuori Milano, all'estero, eccetera, e come tema di base era sempre qualcosa che riguardasse il cibo. Questo perché io sono un artista, faccio scultura, mi occupo anche di design e mi sono sempre chiesta che cosa avevo nel piatto. Diciamo che mi sono sempre chiesta cosa avevo nel piatto, soprattutto negli ultimi 40 anni della mia vita. Ecco. E chiedendomi ciò, ho anche cercato di capire perché i pomodori nella mia prima gioventù erano rossi e sapevano di qualcosa, e poi man mano sono sempre andati più impoverendo di colore e sapore nullo, però erano belgi magari, però questo era quello che si trovava in giro nei mercati. Allora, un pensiero, essendo un artista, io mi sono sempre occupata del mondo che sta in giro e se non mi occupo di cibo, visto e considerato che è ciò che mi serve per sopravvivere, di che cosa mi devo occupare? Della luna, che sarà importantissimo. Però il cibo è il nostro alimento. Quindi ho cominciato a farmi delle domande, a cercare delle risposte e man mano ho sempre cercato di coinvolgere in queste mie domande, a volte la maggioranza senza risposta, naturalmente anche altri artisti, altri designer e altre situazioni che man mano andavo incontrando, fino a che 25 anni fa
ho fondato questa associazione culturale, diventata poi Movimento di Pensiero, proprio per mettere l'accento di come l'arte, la cultura nel suo generale, siano un po' l'avamposto di certe situazioni e di certe realtà, un po' coloro che spingono. Insomma, un'immagine ti rimane sempre molto più impressa di mille parole, questo purtroppo è vero. E quindi ecco che lavorare sull'arte visiva era un discorso che lasciava molte domande, molti perplessi chi veniva naturalmente a vedere le nostre mostre. Non sto a parlare perché 25 anni di mostre inizierei adesso e finirei 25 anni. Quindi, allora, come siamo arrivati al discorso bando? Arriviamo subito a questo. Naturalmente gli step sono stati tanti, numerosi, ci siamo occupati di agricoltura. Perché di agricoltura e poi in particolare? Perché noi abbiamo aperto presso i due depuratori di Milano un museo che si chiama MAF, Museo Acqua Franca, dove facciamo degli interventi di installazioni. E lì entrambi i depuratori fanno parte della parte sud di Milano e ci sono in atto proprio dei rapporti con un consorzio, che è il consorzio agricolo. Quindi noi che lavoriamo lì abbiamo scoperto che a Milano, perché comunque è Milano, ci sono gli agricoltori di tutto il parco sud e ci sono più di 90, composto da più di 90 agricoltori. E da lì abbiamo iniziato a fare un convegno sull'agricoltura a Milano. Perché? Perché l'acqua del depuratore, quando naturalmente finisce il processo di depurazione, nella realtà manda tutta l'acqua depurata al consorzio. E quindi per noi è un discorso importantissimo il discorso dell'acqua, visto e considerato che non solo il depuratore, che io ho sempre detto, ha il compito di depurare qualche cosa che è estremamente negativo, quindi non solo toglie la negatività, ma ecco qui l'economia circolare lo fa diventare chiaramente invece una materia indispensabile per la crescita. Quindi l'acqua ridiventa protagonista. Arrivati a questo punto degli agricoltori, e allora ci siamo anche imbattuti negli allevamenti, ovviamente, no? E insomma, dire che quasi tutti noi siamo cittadini, ahimè, e quindi non è che abbiamo una grande, diciamo, sì, conoscenza di come vivono gli animali. Sì, come Walt Disney, benissimo, però abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare il dottor Cova, che è veterinario, il quale ci ha un po' introdotti anche in certe realtà, no Monica? In alcune cascine, esatto, dove abbiamo un po' scoperto varie realtà, situazioni diverse l'una dall'altra e ci siamo resi conto di come nella realtà noi ci trovavamo a volte davanti a degli animali che erano anche tenuti molto bene, però che magari avevano delle difficoltà. Noi sappiamo benissimo che, insomma, gestire centinaia di animali è che sia proprio uno scherzo da ragazzi e che c'è sempre comunque da migliorare. Sappiamo tutte le problematiche, per favore, non facciamole diventare dei problemi, ma delle opportunità per aiutare il benessere animale e attraverso il benessere animale aiutare noi stessi, perché la situazione poi ci ritorna indietro, indipendentemente dal fatto, io non voglio assolutamente fare nessun tipo di polemica, c'è chi desidera pensare maggiormente al benessere animale, c'è chi attraverso il benessere animale decide che se stanno bene loro staremo bene anche noi. Ecco, questa secondo me è la filosofia che noi, no? Noi abbiamo un po' sposato in questo senso, non è che noi siamo fanatici di quelli che, ah, no, però siamo coscienti
che dobbiamo cambiare la situazione. Poi, cerchiamo di capire bene questo concorso. Sì, questo per noi è essenziale, non vogliamo passare né per i fanatici né per quelli che vogliono far finta. No, noi finta non lo facciamo mai. Facciamo sempre tutto di prima persona perché siamo coerenti con noi stessi. Già essendo artisti, soprattutto che facciamo sperimentazione, è chiaro che non facciamo parte di quello che è un mercato molto difficile, molto compromesso. Quindi chi lavora con noi lavora perché ha un credo. E infatti è per quello che nasce il movimento, e altrimenti non avrebbe senso tutto quello che... Ma poi nel Ornella abbiamo visto appunto chi patrocina questa iniziativa e chi è partner, sono diciamo istituzioni, sono organizzazioni molto vicine ovviamente all'agricoltura, anche la Società Internazionale Comunità Lab di Cremona è un po' il tempio della... Assolutamente, della però vedi, la cosa secondo me interessante in questa cosa è che non, tutti si aspetterebbero che certe azioni li iniziano chi è nel settore. Invece in questo caso noi ci siamo sentiti proprio chiamati perché non siamo nel settore. Certo. Come siamo la gente. Forse siamo quelli più sensibili, per l'amor di Dio. Noi sono anni che lavoriamo, 25 anni, che lavoriamo per capire che cosa ci mettiamo nel piatto. Non è solamente di oggi. Però entrare dentro vuol dire con una gamba diversa. Ok. Ornella, adesso però bisogna che facciamo capire bene ai nostri lettori questo concorso, che cos'è? Sì, allora io adesso lascerei la parola alla nostra curatrice, perché lei è la curatrice del museo, gestisce tante operazioni importanti proprio nell'associazione e nel movimento. Quindi Monica, sentiamo lei. Poche parole, esatto. Monica Scardini. Sì, grazie. È comunque un bando di concorso che ha l'obiettivo comunque di raccogliere delle idee originali, spunti, riflessioni per comunque creare tutte quelle attrezzature o quelle strutture di supporto per gli allevamenti che possono migliorare la vita dell'animale. E quindi possono essere una pavimentazione particolare, magari realizzata con materiale antibatterico, piuttosto che una sala parto concepita in un determinato modo, una macchina per la mungitura, un pollaio organizzato in modo differente. Il concorso si rivolge a 4 categorie. Una categoria è quella degli studenti, quindi studenti di... Ovviamente noi ci rivolgiamo soprattutto alle università di veterinaria, architettura e ingegneria, però abbiamo lasciato libero spazio anche alle altre facoltà, come ad esempio Accademia di Belle Arti o studenti di design, perché proprio crediamo che l'artista e il design, magari anche in collaborazione con un ingegnere, possa avere comunque una visione magari diversa, anche originale, per concepire questi nuovi spazi o attrezzi o macchine per l'allevamento. La seconda categoria è quella che noi chiamiamo dei professionisti già del settore, che quindi possono essere ingegneri, architetti o designer che già collaborano da anni. E poi ovviamente c'è la categoria dedicata alle aziende che già hanno una storia nel settore. E poi l'ultima categoria che noi abbiamo chiamato degli altri professionisti, che però sono delle persone, dei cittadini anche come noi, che hanno una sensibilità particolare e magari possono escogitare qualcosa. Esatto, e possono essere comunque liberi cittadini, giornalisti, ma magari anche piccoli allevatori o agricoltori che con la loro esperienza quotidiana comunque possono concepire qualcosa di innovativo e utile per il benessere animale. E ovviamente anche con la situazione attuale di questa emergenza sanitaria abbiamo posticipato le varie date di scadenza. L'ultima è stata fissata per il 15 settembre 2020, dove raccogliamo le proposte a seconda, insomma, di una delle 4 categorie elencate. Raccogliamo le proposte, le descrizioni dei progetti e poi la giuria,
e comunque è composta da rappresentanti di ADI, Associazione per il Design Industriale, un rappresentante della nostra associazione, un medico veterinario e due architetti. Per ogni categoria comunque sceglieranno un vincitore e faremo anche delle menzioni e poi diciamo che tutte queste proposte verranno comunque messe in mostra. E sarà poi fatta una premiazione che magari il collega Silvio Pella vi darà qualche dettaglio in più perché è quello che sta seguendo proprio di persona. Che poi Monica, per voi tutti, cioè questo evento doveva essere in concomitanza con la Fiera del Mobile, no? Di Milano. Esatto. Purtroppo... con il Salone del Mobile. Purtroppo la situazione ha rimandato prima questo appuntamento a giugno, poi la situazione non era idonea neanche per farla a giugno, quindi il Salone del Mobile è stato proprio annullato, rimandato al 2021. Certo. Noi comunque ci siamo dati come obiettivo di concretizzare questo concorso con le proposte arrivate, con la mostra e la premiazione a ottobre, perché comunque il Comune di Milano solitamente organizza una piccola edizione autunnale della Design Week, quindi ci appoggeremo a questo evento e inoltre abbiamo così l'opportunità di agganciarci anche alla fiera di Cremona, okay, comunque sempre in quel periodo autunnale. Silvio, eccoci. Silvio, allora, sì. Completare questo. Assolutamente. Secondo me rimangono da dire delle cose importanti. È un concorso di idee questo. Noi quello che cerchiamo sono delle idee, da chiunque vengano, idee per il benessere animale. Quando abbiamo cominciato a parlare di questo tema, il tema del benessere animale era qualcosa di fumoso, molto molto avanti, molto poco conosciuto. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha dato un'accelerazione incredibile alla percezione di questo problema e oramai il problema è qualcosa che viene vissuto in maniera tangibile dalle persone che hanno capito che il benessere degli esseri umani e il benessere degli animali è strettamente correlato. Non si può più fare quella che è uno sfruttamento assolutamente selvaggio e senza regole delle risorse naturali, qualunque essa sia. È un concorso di idee. Le idee, Milano è un pochino la culla delle idee del design. Avevamo pensato di fare questa manifestazione in concomitanza, anche provocatoriamente. Provocatoriamente, proprio cercando di portare, come dire, un pochino di sollevare un pochino di dibattito in concomitanza con il Salone del Mobile, che oramai è diventata la manifestazione più importante di tutto l'anno, direi, a Milano. Purtroppo è successo quello che è successo, quindi abbiamo dovuto disgiungere le due cose, ma ci ha dato ancora più forza i fatti che sono successi. Quindi noi faremo la premiazione la prima settimana di ottobre. Dobbiamo ancora decidere la location della premiazione, perché all'inizio la nostra idea era di farla nel depuratore di cui parlava prima Ornella Piluso, al Museo dell'Acqua Franca, che è all'interno del depuratore, proprio per stressare ancora di più, per spingere il concetto di economia circolare. Perché quando da un'acqua reflua tu riesci a recuperare un'acqua che diventa irrigua con una capacità di, mi sembra, 8 metri cubi al secondo, vuol dire che stai facendo qualche cosa di importante in un'idea di economia circolare. Noi volevamo essere lì, perché per noi questo dell'economia circolare è una stella polare in quello che deve essere il pensiero degli esseri umani nel prossimo futuro. Forse lo faremo lì. Comunque i vincitori del concorso avranno la possibilità di essere presenti alla Fiera di Cremona con uno spazio dedicato. Anche qui, anche la Fiera di Cremona sta ancora decidendo esattamente quali saranno le modalità, in parte virtuali, in parte personali. Sicuramente ci sarà anche una parte fisica, quindi stresseremo questa parte fisica, perché noi vogliamo che le idee
vengano diffuse il più possibile, perché è il nostro piccolo contributo all'avanzamento, diciamo, dell'umanità, in maniera molto, molto umile, però. Sì. Molto chiaro. Allora, per approfondimenti e informazioni potete utilizzare i motori di ricerca di Luminanzia, perché noi stiamo seguendo e promuovendo questa iniziativa, o anche Google stesso, perché il motore di ricerca, diciamo, più ampio e più disponibile per tutti. Questa iniziativa nasce, secondo me, con dei buoni auspici. Uno, perché Milano, gli dobbiamo riconoscere essere veramente un laboratorio anche abbastanza nuove, abbastanza forti, questo mescolare, questo sacro e profano, il designer e la zootecnia, che credo proprio dobbiamo dire che, insomma, avete questa, voi designer, questa, avete fatto voi il primo passo sostanzialmente di avvicinamento al nostro settore. Quindi probabilmente da questo dialogo tra il designer e la zootecnia probabilmente riusciremo a conquistare la fiducia del consumatore, quindi un po' riqualificare quello che è uno dei lavori più antichi del mondo, ma che ultimamente, anche per una serie di equivoci, di un non dialogare, si è un po' appannato, insomma. Noi tutti abbiamo le radici nell'agricoltura, veniamo da lì tutti, anche sì. Se per generazione siamo cittadini o chi è cittadino, insomma. Grazie per averlo detto, perché il nostro progetto vuole essere assolutamente su più anni. È un primo sasso che lanciamo quest'anno, ma sicuramente avremo degli sviluppi negli anni a venire, perché dobbiamo soltanto, abbiamo scelto delle direzioni, esatto. Andremo avanti a stimolare l'ambiente. Cioè, stimolare quei professionisti che noi li abbiamo incontrati, cioè io sono socia di ADI, dell'Associazione del Design, e quando sono andata a dire, scusate, ma noi dobbiamo pensare di rivedere anche alcuni oggetti stessi che vanno in uso agli animali, dobbiamo rivedere anche come gli animali si muovono o come non si muovono, e quindi bisogna che gli architetti, gli ingegneri e i design si ricordino che non devono solamente mettersi lì e disegnare la seggiolina di cui non ne abbiamo bisogno, ma invece ci sono queste povere bestie che magari, se le trattassimo anche un pochino meglio professionalmente, magari loro non si farebbero male. Se loro non si fanno male, non dobbiamo dargli gli antibiotici, e da lì sappiamo di situazioni che esistono. Quindi cominciamo a monte a trattarli come esseri viventi, e secondo me lentamente, perché le cose non si fanno dall'oggi al domani, lentamente il pensiero cambia. Io posso dire una cosa, e noi che abbiamo iniziato 25 anni fa a trattare la problematica del cibo, è totalmente rivoluzionario. Cioè, io ho iniziato, mai più avrei pensato che ci sarebbe stato un expo sull'alimentazione. No, ovviamente, anche se poi dopo sappiamo che è un discorso commerciale e non è certamente un discorso di crescita come facciamo noi e come vorremmo tanto andare avanti a farlo. No? Sì. Allora, io ringrazio di questo importante chiarimento. Grazie a lei. Vedremo, ci seguiremo i successivi sviluppi, coronavirus permettendo, insomma. No? Esatto. E io spero tanto che i suoi lettori possano cogliere questa cosa e inventarsi delle situazioni nuove alle quali noi saremo proprio felici di dare visibilità. Sicuramente sì. Grazie ancora, allora. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie.